Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di fare podcasting con YouTube, i vantaggi appunto di usare YouTube e soprattutto state attenti, molto attenti alla strategia delle collaborazioni. Allora, se siete degli utenti di YouTube, oltre a fruire i contenuti appunto da YouTube, è possibile che state pensando che vi potrebbe tornare utile o comunque potreste pensare di avere qualche cosa da dire, e quindi alla fine è probabile che sia per emulazione sia per una decisione personale vostra decidiate di aprire un canale YouTube per fare appunto podcasting. Un account su YouTube è gratis, mentre sugli altri social network che diffondono il podcasting l'account non è gratis. Quindi questo è un buon motivo per utilizzare YouTube. In YouTube ci sono tantissimi utenti, miliardi di utenti, molti più utenti di quanti ce ne siano negli altri social network che diffondono il podcasting. Quindi è un altro buon motivo per utilizzare YouTube. In YouTube potete aggiungere la pista video, mentre sugli altri social network che diffondono podcasting c'è solo la pista audio. Questo è un altro ottimo motivo per utilizzare YouTube e non gli altri network. In YouTube potrete sia replicare tutti i format audio dell'epoca della Golden Age della radio, quanto mescolare tali format con, diciamo, format televisivi, replicando sia i talk show quanto gli one man show. Quindi potrete editare il vostro podcast saltando da un format all'altro, ibridando quindi la vostra ideazione. Mentre sugli altri social network che diffondono podcasting sarete costretti ad usare solo la pista audio. E questo è un altro ottimo motivo per utilizzare YouTube e non gli altri social network per podcasting. Caricare i contenuti dall'account di YouTube è facile, molto più facile di quanto sia appare contenuti sugli altri social network che diffondono il podcasting. In YouTube il potente motore di ricerca indicizza i video valutando la coerenza tra i titoli, le descrizioni, il contenuto del podcast, e se curate la parte SEO non sarà difficile essere indicizzati dal motore di ricerca di YouTube. Un altro ottimo motivo per utilizzare YouTube e non gli altri social network che diffondono il podcasting. È possibile che se avete ronzato dentro YouTube vi possa venire l'idea che per sollevare o comunque far crescere il vostro canale YouTube vogliate andare a costruire delle collaborazioni con altri YouTuber. La risposta è, a mio avviso, banale. Avete mai visto la RAI fare pubblicità ai canali Mediaset? Facciamo un esempio teorico. Poniamo che lo YouTuber A abbia un canale YouTube ben avviato. Poniamo che lo YouTuber B abbia un canale più piccolo. Negli Stati Uniti le collaborazioni tra YouTuber di solito si sostanziano nella presentazione reciproca dei rispettivi canali ai propri followers. Caso 1, lo YouTuber A intervista lo YouTuber B, poi lo YouTuber A pubblica il file sul suo canale. Contestualmente, lo YouTuber B intervista lo YouTuber A pubblicando il file sul proprio canale. Caso 2. I due YouTuber fanno una conferenza online dove si intervistano a vicenda e poi usano ed editano il file in modo diverso. Quindi lo YouTuber A pubblica l'intervista allo YouTuber B ponendo il file nel proprio canale. Contestualmente, lo YouTuber B pubblica l'intervista allo YouTuber A pubblicando il file sul canale, sul proprio canale.
In Italia invece accade che solo lo youtuber B intervista lo youtuber A e poi è solo B che pubblica l'intervista sul proprio canale, ma A si guarda bene dal fare altrettanto. Questa strategia di B, che in apparenza mirerebbe a drenare utenti da A, in realtà è perdente, in quanto è A che drena gli utenti da B. Il tempo che ciascun utente dedica ad internet è limitato. Nelle 24 ore di una giornata ciascuno ha da lavorare, dormire, mangiare, lavarsi e fare migliaia di tantissime altre cose. Il tempo dedicato ai social media e a YouTube è limitato. Ciascuno di noi dedica una piccola parte, una piccola frazione ai social media, solo per gli argomenti che più gli interessano. Per cui i follower di A, quindi dello youtuber che ha un canale ben avviato, non andranno mai a sentire cosa ha detto A nell'intervista B, dato che preferiranno attendere un nuovo episodio o un nuovo contenuto che A andrà a postare sul proprio canale. I pochi follower di B, cioè l'utente B che ha un piccolo canale YouTube, troveranno sul canale di B la promozione dell'intervista allo youtuber A, e poiché questo dispone di un canale ben avviato con un ricco bouquet di contenuti di qualità e diciamo con una serie di argomenti ampi e profondi, è altamente probabile che i follower di B smetteranno di seguire l'utente B per andare a seguire l'utente A. E poiché appunto il proprio tempo dedicato a tale tipo di attività, quindi la fruizione dei social media, è limitato, B perderà audience ed utenza avendo donato il suo pubblico ad un competitor. Inoltre l'utente B, invece di sviluppare i propri contenuti, finirà col produrre un bouquet di file che de facto sono tutti spot pubblicitari per altri canali, per cui il contenuto informativo, la unicità, diciamo, e la ricchezza e profondità del contenuto saranno assai scarsi. Quindi, ricapitolando, le collaborazioni sono una strategia vincente per far crescere il vostro canale YouTube? La risposta è: chi di voi ha mai visto la RAI fare pubblicità alle reti Mediaset?